Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro video vi parleremo delle lenti convergenti e vedremo anche un menisco divergente invece. Ecco, le lenti convergenti abbiamo tre tipi di lenti: la biconvessa, la piano convessa e il menisco positivo. Adesso vediamo un attimino di vederle un po' più in modo approfondito. Abbiamo la lente biconvessa, che è normalmente la lente classica che viene utilizzata per ingrandire lenti anche cosiddette di Sherlock Holmes, la piano convessa e il menisco positivo. Il menisco positivo deve avere la parte centrale più spessa rispetto ai bordi. Ecco, quindi la lente, esempio, questa è la lente biconvessa, lente in vetro, viene utilizzata come una classica lente in ingrandimento. Invece qui vediamo un menisco divergente. Il menisco divergente è una lente in ingrandimento che ha la parte centrale più sottile rispetto ai bordi. In questo caso il raggio esterno è maggiore del raggio interno. E per riconoscerlo il trucchetto è quello di toccarlo al centro e vedere, osservare, guardare la lente, prenderla in mano e si vede che i bordi sono più spessi rispetto alla parte centrale. Quindi si può fare una misura con un calibro oppure proprio toccando si vede. Adesso vediamo una lente. Vedete, questo è il menisco divergente e rimpicciolisce. L'immagine che si osserva è più piccola. Grazie per l'attenzione e speriamo di essere stati utili. Iscrivetevi al nostro canale se vi fa piacere. Grazie.